Wow ragazzi e bentornati! Oggi vedremo il disintegratore Vindertech. Fucile pesante, energia, spara una freccia di plasma esplosivo che infligge danni elevati in un'area ridotta. Infligge danno energetico altamente efficace contro tutti i nemici di tipo elementale. Ci tengo a dire solamente una cosa prima di partire con il gameplay di quest'arma. In questo caso l'ultima perk, quindi impatto più 25% e potenza della respinta più 400, non è legacy, non è rara, non è moddata, non è nulla di tutto ciò, è semplicemente un'arma normale con una perk particolare. Quest'ultima perk d'altronde non è presente solamente sul disintegratore Vindertech. Per esempio mi viene in mente l'esempio del contendente che ha la stessa identica perk. Comunque, il disintegratore Vindertech, percato con elemento energia, livello critico, velocità di ricarica, danni critici, danni ai bersagli storditi, vacillanti, congelati e a terra aumentati del 60%, in sostanza l'ultima perk, quella dei danni ai bersagli storditi, vacillanti, congelati a terra aumentati del 60%, funziona molto in combinazione, diciamo, con l'ultima perk e con il disintegratore Vindertech in sé. Vi capiterà spesso comunque di sparare con quest'arma e vedere gli zombie vacillare e addirittura andare a terra, quindi assolutamente l'ultima perk funziona in combinazione. Allora, il disintegratore Vindertech prima dell'uscita del Pulsar 9000 era uno dei miei pompa preferiti, semplicemente anche perché è uno dei pochissimi pompa da poter utilizzare a distanza, e oltre a questo particolare, che comunque è possibile utilizzarlo da una distanza comunque medio ravvicinata, non troppo lontano perché comunque non arriverà mai il colpo, però rispetto ad altri pompa risulta molto più versatile, sia per questo fatto e sia per il fatto che comunque riesce a ottenere anche un danno ad area. Ovviamente quest'arma può essere solamente di energia, spreca 3 colpi ad ogni colpo e utilizza ovviamente celle d'energia. La velocità di ricarica su quest'arma è davvero fondamentale, come avrete voi notato, e al giorno d'oggi, rispetto comunque a quando è stata introdotta quest'arma, è possibile creare una build davvero particolare, resistente e anche incrementare il danno ad area. Vi state chiedendo come? Non vi preoccupate, ora vi mostro subito la build. Ho utilizzato Rapace Pallettoni come primario, ovviamente avendo buildato comunque l'arma in critico, col vantaggio squadra di Totalmente Rock. Poi ho messo Subwoofer, Ritmo di Battaglia, Proiettili Esplosivi, Estrazione di Energia e plasmico. Allora, per una parte del video comunque l'ho provata senza estrazione di energia e senza plasmico, incrementando comunque i danni a distanza, però la build più promettente l'ho ottenuta appunto con la seguente. Allora, con estrazione di energia ovviamente puntiamo a recuperare lo scudo, molto molto comodo, anche perché comunque lo sappiamo ci arrivano proiettili dappertutto tra pistoleri, streghe, lancia ossa eccetera eccetera, chi più ne ha più ne metta, e plasmico ci permette di incrementare il danno ad area. Questa particolare build secondo me è davvero davvero comoda, semplicemente perché con un pompa non siamo comunque abituati a combattere anche a distanza medio ravvicinata, cioè tendiamo sempre comunque a avvicinarci sempre di più al bersaglio, mentre con quest'arma possiamo anche evitare di far ciò. Però ha anche dei lati negativi, cioè che il proiettile purtroppo ci mette tot secondi a raggiungere la sua destinazione, però ovviamente questa è la variabile per non rendere l'arma troppo rotta, no? In questo caso magari mirare un taker in volo non sarà abbastanza semplice, dovrete puntare più al danno dell'esplosione, più magari al danno di plasmico in questo caso, eccetera eccetera. Appunto, mirare zombie comunque in movimento, molto in movimento come i taker, dicevo, è davvero difficile, in quanto comunque il colpo ci mette un po' di tempo a arrivare alla destinazione. Una volta arrivato comunque a destinazione fa una piccola esplosione, il che ci permette comunque di ottenere un danno ad area, e ci risulta veramente veramente comodo. Se state paragonando questo pompa al Pulsar 9000, sappiate che è la cosa più sbagliata da fare in questo caso. Sono due tipi di armi totalmente differenti, diciamo. Il Pulsar 9000 va utilizzato comunque da una distanza molto ravvicinata. Questo pompa qui è più per la distanza, più per comunque difenderci ancora prima che arrivino gli zombie. Sarebbe ottimo abbinare le due armi, Allo stesso tempo però, con questo disintegratore Vindertech riuscirete a proteggervi anche a distanza molto ravvicinata veramente veramente bene. Per questo video ho scelto di optare per questa build appunto per ottenere più sopravvivenza, più resistenza, più comunque rigenerazione scudo e vita col Totalmente Rock eccetera eccetera. Sia perché comunque le build dei pompa le abbiamo sempre viste con i danni, ma sia perché ci tenevo a farvi vedere anche cosa è possibile fare con un'arma del genere.
Ovviamente sul singolo bersaglio magari lascia un po' a desiderare, possiamo dire. Oddio, magari se entrano anche tutti i critici di fila possiamo notare anche un bel potenziale. Però ovviamente questo non capiterà sempre. Mi tocca dirvi che quando il colpo non entra critico praticamente è inutile, cioè nel senso faremo poco danno ai bersagli grossi. È più un'arma da utilizzare comunque contro tanti zombie piuttosto che sul singolo bersaglio, no? Non che sia sbagliato, perché assolutamente non voglio dire quello. Però riusciamo a ottenere il massimo del suo potenziale ovviamente con tanti zombie, sia per la perk in sé comunque del disintegratore Vindertech e sia per la perk di plasmico. In questo caso comunque, avendo questo danno ad area diciamo abbastanza promettente e riuscendo a effettuare comunque molte kill, è molto comodo utilizzare il vantaggio di totalmente rock, semplicemente andando a mettere nella build ritmo di battaglia riuscirete perennemente a stare in vantaggio squadra, quindi in totalmente rock. Ciò farà sì appunto che incrementerà il nostro livello critico, oltre che curarci la vita, però quello poi è secondario. Sappiamo comunque che per curarci la vita il totalmente rock in certi casi ci salva la vita, però non è affidabile assolutamente né come survivalista e né assolutamente come arlinizza. In questo caso il totalmente rock viene sfruttato per appunto aumentare il livello critico, in questo caso riusciremo appunto a crittare su tanti zombie, cioè voglio dire, se c'è il gruppetto di zombie, se magari non sono in totalmente rock, magari mi tocca sparare più di un colpo per ucciderli tutti. Non appena raggiungerete il limite di uccisioni che vi farà entrare in totalmente rock, aumenterete il livello critico dell'esplosione, quindi più zombie ci sono, più la probabilità di critico è aumentata su ogni zombie che colpirete, eccetera eccetera. Che dire raga, passano gli anni ma il disintegratore Vindertech resta sempre un disintegratore a tutti gli effetti. Molti pompa comunque usciti anche un anno dopo il disintegratore Vindertech non riescono sicuramente a tenergli testa. Diciamo che sopravvivere comunque in una missione elimina raccogli col disintegratore Vindertech e con questa build risulterà veramente semplice. Sia perché comunque ci avvicineremo poco agli zombie, o almeno ci possiamo avvicinare ma sarà tutta una nostra scelta. Di conseguenza subiremo meno danno, di conseguenza comunque abbiamo sia estrazione di energia e sia il totalmente rock che ci ripristinano vita e scudo, ma allo stesso tempo spammerete quest'arma che è una meraviglia, e più spammerete quest'arma più vi accorgerete di quanto dura poco rispetto ad altre armi. Dura poco nel senso della durevolezza e purtroppo utilizza anche munizioni celle energetiche che sappiamo tutti al giorno d'oggi non sono facilmente spammabili come una volta, no? In conclusione posso dirvi che il disintegratore Vindertech io lo promuovo ancora dopo anni a pieni voti, secondo me un 10 su 10. È vero che comunque abbiamo anche i pompa fantascientifici e musicali che comunque sono davvero promettenti, però vi ripeto è molto sbagliato paragonarli al disintegratore Vindertech, che ha un utilizzo praticamente diverso da tutti gli altri. Io raga spero con questo video di avervi chiarito le idee, spero soprattutto che il video vi sia piaciuto e ci tengo molto anche a sapere la vostra opinione. Al giorno d'oggi utilizzate ancora il disintegratore Vindertech? Fatemelo sapere con un commento qui sotto. Io per oggi vi saluto, noi sappiate che ci vediamo col prossimo episodio. Ricordati che puoi supportare la crescita di questo canale utilizzando il codice KinoTV nell'item shop di Fortnite. Bella! Now what's to stop?